Antonio Ciriaco Elia, Ludovico Nicolas Eufrasia e Calabria, e Domini Salutis, Domini Intercessione, Perpetuo Apotite Confidimus Adivari. Quando la voce del Cardinale Sepe ha scandito in latino il nome di Ludovico, un lungo applauso si è levato dai fedeli riuniti nell'oasi a due passi dalla casa natale del santo. È partita così una grande festa di popolo e di spiritualità per la santificazione di padre Ludovico. Domenica 23 novembre piazza San Pietro e Casoria sono state unite nel sentimento di amore per il salvatore degli accattoncelli tramite i maxi schermi presenti nell'oasi di padre Ludovico e in piazza Cirillo grazie ad una sinergia tra amministrazione comunale e Unica Channel Digital Movie. Le installazioni elettroniche controllate dal nostro gruppo di lavoro al comando del direttore di rete Antonio Ziccardi hanno consentito a tantissimi casoriani di seguire in diretta la messa celebrata da Papa Francesco. Secondo le stime compiute da alcuni quotidiani, almeno 4.000 persone si sono alternate nella visione della celebrazione. Poi i casoriani si sono avvicinati ai maxi schermi fino ad affollare completamente l'oasi di padre Ludovico e a riempire buona parte della enorme piazza Cirillo davanti al municipio di Casoria. Tantissima gente ha affollato i luoghi natali di padre Ludovico, recentemente rivitalizzati da un robusto restyling voluto e realizzato dall'amministrazione comunale. Alle parole del Papa, che nominava Ludovico, si sono levati più volte applausi scroscianti. Le suore elisabettine Bigi e i fedeli si sono commossi mentre una leggera brezza faceva garrire le bandiere con l'immagine del santo che hanno pavesato la città. Alla fine della messa sono stati sparati anche fuochi d'artificio. La gente ha partecipato convintamente all'evento a testimonianza che Casoria sa diventare città di popolo se solo si riesce a stimolare la popolazione con eventi di grande impatto emotivo. Attesa da 20 anni, la canonizzazione del monaco casoriano è diventata festa di popolo e di pace. In un periodo così buio, caratterizzato da una crisi senza fine e da una forte paura per il futuro, ben venga un momento come questo di gioia autentica da vivere insieme per dare speranza alla propria comunità. Il caro popolo italiano a ravvivare lo spirito di collaborazione e di concordia per il bene comune.